geoportale di semplice fruizione in cui è contenuto un database con aggregati migliaia di dati su 32.000 capannoni industriali nelle province di Padova e Treviso, sui 92.000 presenti in Veneto, che ricoprono 41.300 ettari, vale a dire il 18,4% della superficie consumata, e dei quali il 12% sono dismessi e inutilizzati. È il risultato di un'iniziativa di censimento presentata a Treviso, avviata 2 anni fa su iniziativa di Assindustria Veneto Centro, chiamata Capannoni On Off, in collaborazione con le Camere di Commercio di Padova e di Treviso e con il consorzio BIM Piave. Partito nel 2019 l'idea, quindi la gestazione lunga, complessa, forse più di quello che si poteva immaginare, però ci troviamo oggi in linea con quanto viene ripreso anche dal PNRR, dove si parla di digitalizzazione e di riqualificazione del territorio. Come vi immaginate la trasformazione del territorio adesso, magari che avete anche le idee un po' più chiare di qual è la quantità, no, di questi spazi per ora inutilizzati, ma che ci sono? Allora, ciclicamente vediamo delle crisi a livello anche di, c'è stato il periodo dei capannoni, adesso anche delle aree commerciali, e quindi bisogna pensare anche a un riutilizzo e una riqualificazione, quindi perché andare a costruire qualcosa di nuovo quando già c'è qualcosa di esistente che può essere riqualificato e rigenerato? Ovviamente entra il tema molto importante, che è quello delle infrastrutture, perché un'azienda tende a localizzarsi dove è meglio, diciamo, ha un servizio migliore. E chi avrà accesso a queste informazioni? L'accesso agli utenti, quindi le imprese che vogliono utilizzare questo servizio, c'è una fascia che è aperta, diciamo, a tutti, e una fascia invece che è dedicata alle imprese che vogliono approfondire dei dati. Lo scopo centrale è favorire i progetti di trasformazione e rigenerazione degli immobili e di valorizzare perciò al meglio il patrimonio esistente, non solo. Questo permette alle forze dell'ordine di avere una mappatura effettiva sui capannoni che sono veramente siti produttivi e quelli abbandonati o dismessi per il momento. Sappiamo che le mafie su questo ci campano, perché danno buon reddito questo tipo di traffici, e più volte nei vari incontri istituzionali che ho avuto con le forze dell'ordine mi è stato chiesto proprio di avere questi dati. Adesso ci sono, e quindi facciamo anche un servizio di tutela delle nostre realtà produttive. D'altronde siamo in un bel territorio, dobbiamo viverlo questo territorio il più possibile e recuperarlo il più possibile. Noi adesso abbiamo visto i dati, però dietro che lavoro c'è? Ma c'è un lavoro immenso, perché, come ho detto, questo nasce da un vecchio progetto dell'Osservatorio Economico della Camera di Commercio, dove lì abbiamo associazioni di categoria, sindacato, istituzioni, proprio per vedere qual era lo sviluppo e qual era la realtà esistente all'epoca. Assindustria ha avuto la capacità di recuperarlo, e questo progetto poi con la fusione è stato portato a Padova, e mi auguro che, come ho detto, arrivi in tutto il Veneto. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, i vertici delle due amministrazioni provinciali, Fabio Buia e Stefano Marconi, il presidente di Union Camere Veneto Mario Pozza e l'assessore regionale al patrimonio Francesco Calzavara. C'è da riutilizzare, credo che l'idea sia quella di mettere in maniera chiara a disposizione dell'imprenditore che ancora fortunatamente vuole crescere nel nostro territorio. Ricordo che il Veneto è la regione che in Italia performa meglio di qualsiasi altra regione rispetto alle crisi del 2008-2011 e anche questa della pandemia. Quindi questo arriva come progetto estremamente contemporaneo, tra l'altro pienamente in quelle che sono le direttive del PNR, sostenibilità e innovazione digitale, e dà la possibilità agli imprenditori di avere conoscenza di quello che il mercato offre, cercando di non consumare suolo, ripeto, e dare delle risposte che non vadano verso una progettazione, una pianificazione che non può essere più quella dello scorso secolo, che ha visto un Veneto capace di dare molte risposte ma essere anche tra i primi consumatori di suolo in Italia.